punto focale nell'allenare il petto nelle spinte, perché siamo sempre tutti indirizzati sul portare in avanti bilanciere, manubrio, chest press, quello che vi pare. Non è quello che fa il petto. Il petto in questa posizione quello che vuole fare è richiamare l'omero in adduzione, quindi vuole addurre. Per cui immaginate come se ci fossero qua, immaginate come se fossero dei fili, proprio dei cordoni che dovete tirare. Il petto tira l'omero, avvicina l'omero, potete figurarvi il bicipite che arriva più vicino al petto possibile, ma realmente state concentrati su questo cazzo di movimento. Cioè, scapole sono settate, sono depresse, non sono iperaddotte, devono avere spazio per l'omero, deve creare spazio, potere la scapola far creare spazio all'omero per avvicinarsi bene e andare in contrazione. Mi sto settato e a questo punto l'unica cosa che fa è che il bicipite si avvicina, l'omero si avvicina, io vado a strizzare, voglio strizzare, conseguentemente il bilanciere salirà. Ma perché state strizzando? Non perché lo state portando in avanti, perché se lo portate in avanti perdete il setti scapolare, iniziate ad anteporre la spalla e non sentite bene la connessione con il distretto. Quindi testa sul petto, il petto tira, da qua sta tirando l'omero, l'unica cosa a cui dovete pensare, pa! E ricercate questo momentum. Nella chest press è facile perché è convergente, però anche in una spinta con bilanciere sulla Smith, come vedremo, ricercate proprio questo tipo di movimento. Poi la Smith ve lo impedirà perché state attaccati a un bilanciere, quindi non potete fare di questo. Però create un filo di quello che Pakulski chiamava le intentions, quindi di movimento di adduzione, di pressione, di tensione interna. Quindi questo fa il petto, come se fossero delle flies, soltanto che sono multiarticolari. Concentratevi per sentire al meglio il petto anche negli esercizi spinta. Se non sentite il petto negli esercizi spinta, non lo state attivando bene. È inutile quello che dicono, ma è un movimento sinergico, è un movimento in cui devo spingere. No, lo dovete sentire forte e chiaro, è lui il protagonista del lavoro, è lui che si contrae. Quando andate nelle ultime ripetizioni, se dovete sentire le fibre che iniziano a impazzire, iniziano a sclerare tutte quante, questo dovete sentire, percepite bene.